ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come avrete letto dal titolo, oggi cambiamo la mia sim. Se avete visto il video della settimana scorsa, sapete il perché di questo cambiamento. Se non avete visto quel video, vi spiego brevemente. Ho tagliato i capelli, come si può capire da questo mini codino, e ho fatto questo taglio, quindi un carré, ovvero da dietro più corti e davanti sono più lunghi. Quindi ho deciso di andare a cambiare un po' il mio sim, ovviamente cambiando il taglio dei capelli e in più cambiamo un po' i vestiti, anche perché ho questi indumenti da un bel po', quindi direi di stravolgere un po' la mia sim. Iniziamo subitissimo, ovviamente cambiando i capelli, sperando che The Sims abbia accettato il contenuto personalizzato che ho scaricato. Vediamo un po'. Ecco, è questo qui il taglio, sì, perfetto, ok raga, è perfetto, è questo qui. E ho scaricato anche un altro taglio, un carré, però è mosso, vediamo un po' se l'ha accettato, perché nel caso magari, vediamo questo qui, yes, perfetto. Nel caso questo qui è il taglio per le occasioni più eleganti, quindi un po' mosso, però per il momento il taglio principale appunto sarà questo qui, che in realtà non è un vero e proprio nero ma è un nero blu, che poi praticamente sarà la tinta che farò realmente. E quindi andiamo ovviamente anche a modificare il make up occhi, leviamo questo qui, ecco, vorrei rimanere un pochino più naturale. E per quanto riguarda le sopracciglia, ah, non so perché hanno preso una forma un po' strana, no, sembro triste, ok, leggermente, ecco, magari alzate così, ok, perfetto. Cambiamo un attimino anche le labbra, solamente che voglio vedere un po', per quanto riguarda il colore degli occhi vorrei mettere un altro colore, nel senso questo sì va bene, però vorrei un colore un po' più veritiero, quindi vediamo un po' tra gli occhietti un po' più normali se troviamo, ok, questo verde è bello ma non lo so, non è proprio così il mio verde, cioè è questo qui ma un po' più chiaro, però poi questo è eccessivamente chiaro, quindi vediamo un po' tra gli altri se abbiamo il mio verde. Troppo falso, no. Vediamo tra questi. Questo potrebbe essere un buon verde perché è una via di mezzo. Sì. E poi per quanto riguarda il make up labbra, innanzitutto modifichiamo un pochino la forma, perché allora io la parte qui sopra ce l'ho leggermente più piccolina rispetto alla parte di sotto. Ok, sono un po' più così. Non si possono tirare un po'? Non lo so, forse sembra Joker. Vabbè, cambiamo un attimo il rossetto e poi vediamo, perché è capace che anche la forma del rossetto, cioè il colore del rossetto, che cambia le labbra. Quindi andiamo al make-up. Ecco, mettiamo magari il colore che metto di solito io, che è questo color malva. Ok. Ok, va benissimo. Cambiamo gli accessori, leviamo questo qui, però intanto cambiamo un po' anche l'abbigliamento. Devo vedere se ho una maglietta tipo questa qui. E per quanto riguarda invece la gonna e le scarpe vanno benissimo, però cambiamo tutti gli altri outfit. Allora, vediamo un po' se ho scaricato qualcosina del genere, tipo ecco questo qui, se c'è fucsia. Ah, però non ha il collo. Questa qui è troppo diversa. Dai, io direi questa qui. Vediamo. No, questa è la rossa, no. Questa com'è? No, questa è anche rossa, questa? No, magari direi di mettere questa, fa niente che non c'è il collo. Cerchiamo comunque, perché non mi ricordo, è capace che ho scaricato comunque qualcosina col collo. Ci sono queste, ma
No, è troppo diverso. Peccato. Quindi niente, devo mettere quella lì che è di un rosa che assomiglia. Ho sbagliato maglia. È un rosa che assomiglia di più a questo, che praticamente, vabbè, non è un rosa ma è un fucsia. Ok. E sì, anzi no, facciamo una cosa. È inverno, io gonne così non ne metto, però metto i jeans, quindi io ho un jeans leggermente più scuro, ok, così. Perfetto. Gli orecchini, oh, non ce li ho, vero? Non lo so, vabbè, leviamo qui, anche perché io li ho levati perché devo fare un piccolo intervento, vabbè, piccolino no. Quindi ho dovuto levare sia il piercing che gli orecchini, però dopo l'intervento rimetterò tutto. Vediamo a collane se c'è qualcosina di piccolino. Io di solito indosso una collana con le stelline dorate, però tipo choker. Però questo è troppo. Quindi dai, non mettiamo nulla. Ok, questo è il nostro outfit da giorno. Andiamo al nostro outfit elegante e cambiamo i nostri capelli. Come abbiamo detto prima, mettiamo quel carré mosso. Eccolo qui, ok, gli orecchini ho detto, ho sbagliato, no? Gli orecchini, ok, li leviamo, però mettiamo le ciglia. Ah, ma mi leva anche il colore degli occhi. Qual era? Era questo qui? Penso di sì. L'illuminante, mettiamo questo qui. E per le labbra, come colore più elegante, io ultimamente sto mettendo quelli lì un po' più scuri, però mi cambia troppo la forma delle labbra. Ma perché mi fa le labbra così, oh mio Dio? Ecco, magari questo qui. Oh. Ecco, ok, questo qui. E per il make-up occhi, niente di artefatto, però giusto per dare un po' di colore. Per quanto riguarda l'abito elegante, vediamo un po'. Questo qui mi piace tantissimo, quindi credo proprio che non lo cambio. Passiamo all'abbigliamento sportivo, quindi leviamo sempre gli orecchini, rimettiamo gli occhietti verdi, cambiamo i capelli. Raga, non so cosa sia successo, ma la fotocamera ha smesso di riprendere. Comunque, gli altri outfit che vedrete li lascerò. Appunto, ve li farò vedere comunque, ma metterò velocizzato. Appunto, faccio girare la sim su se stessa. Non ho cambiato più di tanto, in realtà. Diciamo, ho cambiato solamente gli outfit principali, anzi, il principale. E quindi niente, ragazzi e ragazze, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!